E quando il papà mi ha raccontato come affronta la cosa, quando Renzo Arbore è andato a parlare con papà, gli ha raccontato il nome del film, ci ha parlato esattamente, penso, 5-10 minuti su che cosa voleva fare e che cosa andava contro, perché in quell'epoca lì era una cosa veramente che andava contro tutti e tutti, però con il sorriso di Renzo. E appena Renzo ha detto papà, qui lo voleva fare, papà l'ha guardato e ha detto, benissimo, lo faccio. Mio padre è sempre stato così, papà, le prime tre parole poi lo vedrete se mai, se vedete l'ultimo Gattopardo, sabato, sabato, sì, era così, papà, sul momento in cui pensava che la cosa gli interessava e gli piaceva, non ci pensava più tanto, lo faccio anche se fa contro tutti e tutti, mi interessa. È sempre stato così, mio padre. Sul momento di Renzo ha detto lo faccio, punto e basta. È stata una cosa rapida. Ecco, vorrei farvi riflettere su le due parole, lo faccio. Non è lo chiediamo alla RAI, lo chiediamo a Mediaset, chiamo gli amici a Sky, vado da Netflix, lo faccio. Questa è la differenza tra il grande cinema italiano e il cinema attuale. E ha una differenza di natura commerciale, è l'epoca, evidentemente, non c'è una questione. Come dire, qualitativa necessariamente. C'è il fatto che però Goffredo Lombardo era come suo padre, Gustavo Lombardo, era un grande imprenditore che rischiava in proprio. Qui, presente, faremo vedere anche un film ludico con un grande produttore pugliese come Ugo Santalucia, ha praticamente puntato tutto su questo film importantissimo. Ecco, era una persona che rischiava in proprio, per cui il rischio di impresa era fortissimo, quindi lo faccio. C'è un latitano completamente italiano. La Ritano è una delle poche, siamo volentieri, credo che siamo tre adesso rimaste. La Ritano è totalmente italiana, totalmente, completamente, non ha partner e la Ritano è rimasta nostra, non abbiamo bisogno di nessun altro. Tutte le altre società, quasi tutte, sono tutte partecipate da grosse società americane, hanno venduto un 50%, un 70%, perché voi sapete bene che purtroppo a me questa cosa mi massacra, ma l'introito del cinema è calato dell'85% perché i ragazzi non vanno più al cinema, vengono con i telefonini così, io li odio, e non vanno più al cinema, perciò vedono la televisione, vedono le grandi reti, ma non vanno più al cinema. E perciò le società di produzione non hanno più soldi e soprattutto sono diventati dei produttori esecutivi per altre persone. Noi non abbiamo mai fatto, mai, abbiamo avuto difficoltà, noi siamo stati i primi, una ventina, 25 anni fa, a interrompere qua quando ho cominciato a vedere che il cinema non funzionava più e certi film che incassavano lì dicevano, ha interrotto la produzione cinematografica, siamo stati i primi a fare le grandi serie televisive. Con Orgoglio, con Edera, siamo stati i primi a fare la televisione, però giravamo esattamente come i set cinematografici. Infatti, tutti vogliono lavorare con noi perché noi lavoriamo nello stesso modo, le nostre serie televisive le facciamo esattamente come giriamo un film per il cinema. E facciamo solamente la cosa bella nostra, come ha fatto parte, noi abbiamo fatto dei film, della giunta e della maglietta, dico sempre io. Film napoletano che era veramente per il popolo, al Gattopardo e Rocchetto Fratelli, però abbiamo fatto solamente le cose che piacevano a papà per un determinato pubblico, può essere le cose popolari e le cose di grande base, però solamente quello che piaceva, ci piaceva. Non abbiamo mai fatto dei film per incassare, poi se incassavano, molto bene, i primi film di Morandi che abbiamo fatto dopo, diciamo, la crisi che c'è stata con Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli, soprattutto, che poi ha dovuto ricominciare da zero. I film di Gianni Morandi sono stati film che costavano 500 milioni e 500 e incassavano un miliardo. Perciò però erano delle scommesse, erano delle cose fatte qua, però tutti i film fatti con il mio padre che diceva sceneggiatura, i tre film della sceneggiatura, non abbiamo mai fatto le cose per incassare. Solamente le cose che ci facevano.
E così continueremo e continuiamo a fare adesso.